Allora, ciao, abbiamo qui la squadra giovanile al completo dell'Emilia Romagna. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, chi di voi sta partecipando alla Coppa delle Regioni per la prima volta? Io. E come ti sembra questa esperienza e come ti chiami anche? Mi chiamo Arianna Mele. L'esperienza è stata fantastica perché mi sono divertita un sacco, perché tanta gente, tante persone. La gara poteva andare meglio, perché poteva andare meglio, però è stato bello. E chi altro partecipa per la prima volta? Come ti sembra questa esperienza? Bella, è bello gareggiare con gente della tua età, bella esperienza. Come ti chiami? Luca. Chi altro? Io, Roberto, è stato bello la prima volta e sì, cioè farci l'abitudine, è una bella esperienza. Ok, senti, abbiamo qui la mascotte della squadra, la più piccola del gruppo, si chiama Anita Lucia. Quanti anni hai? 10. E da quanti anni hai iniziato a tirare? Da uno, quasi due. Bravissima. Allora ragazzi, siete soddisfatti del risultato ottenuto fino ad oggi? No. Vabbè, potrebbe sempre andare meglio. In bocca al lupo e grazie. Ciao. Ciao. Allora abbiamo qui Guglielmo Fuxova, allenatore nazionale Fitarco, responsabile tecnico della nazionale italiana Pari, nonché tecnico della regione Sicilia. Ciao! Buongiorno a tutti. Si sono appena conclusi i campionati italiani pararceri a Capaci. E Guglielmo, che cosa ci vuoi raccontare di questa manifestazione? Guardate, è stata una, secondo me, anche se sono un po' di parte, una grandissima manifestazione. È uscita così proprio per la grande collaborazione che ho avuto da parte di tutti, un campionato che doveva essere organizzato a Palermo, ma che poi si è spostato a Capaci proprio perché Capaci ci ha chiesto e ha voluto il campionato lì, per far vedere a tutta l'Italia che Capaci non è una città fatta solo di tritolo, ma è una città fatta di gente che lavora, gente che si alza la mattina e che ci ha dato una grandissima mano nell'organizzazione di questo campionato, con delle storie incredibili, cioè commercianti che si sono messi a disposizione e ci hanno offerto i pranzi gratuiti a tutti, il gelato gratuito a tutti, in un periodo così difficile che tutti noi conosciamo. E quindi anche un'esperienza importante a livello personale proprio? Sicuramente sì. Io vivo vicino Capaci, a una decina di chilometri, però non conoscevo Capaci. È finito il campionato, adesso ho un sacco di amici a Capaci, amici con la maiuscola, e di questo ne sono veramente contento. Questo mi ha lasciato il campionato, oltre che ha lasciato, penso e ne sono sicuro, un grande segno in tutta l'Italia. Senti, quali sono i prossimi impegni del settore para? I prossimi impegni sono due raduni molto vicini. Io già giovedì sono di nuovo in volo per Bologna, abbiamo un raduno olimpico, abbiamo lì le donne, i maschietti, e lì andremo a testare a Castenaso domenica la squadra maschile che cercherò di portare a Bangkok. Subito dopo abbiamo un altro raduno a Bergamo per il settore compound, e anche lì con Tosco guarderemo un po' chi dovrà andare a Bangkok. E gli obiettivi di Bangkok quali sono? Allora, gli obiettivi di Bangkok sicuramente è di ben figurare a questo grande evento, anche perché abbiamo sempre fatto bella figura. Per me è il primo anno di questo incarico e perciò non voglio sfigurare, anche perché prima c'era Marco Pedrazzi che ha fatto un grandissimo lavoro. E poi andare a prenderci tutto ciò che abbiamo lasciato a Londra, la medaglia delle femminucce che ci è rimasta un po' ferma qui, e poi andare a provare questa squadra che sarà poi quella che incominceremo a preparare per le Olimpiadi di Rio. Allora senti, invece a proposito di questa manifestazione, questa 11ª edizione della Coppa delle Regioni, come sta andando finora e sei soddisfatto dei risultati ottenuti? Guarda, io sono soddisfattissimo, sono sempre soddisfatto, i ragazzi danno sempre il massimo e quindi non si può non essere soddisfatti. Noi siamo venuti qui consapevoli che quest'anno non avevamo una grande squadra, abbiamo dei buchi in regione, in vari settori che dobbiamo colmare, e allora ho deciso quest'anno di portare tutti i ragazzini giovani, far fargli esperienza
e diciamo che l'obiettivo l'abbiamo centrato perché i ragazzini sono tutti entusiasti e non vedono l'ora di fare la prossima, e questa è la cosa più importante. Sei riuscito a comporre tutte e due le squadre al completo? Sì, assolutamente sì. In che cosa ti senti più competitivo, nel Campagna o nel Targa? Sicuramente mi sento più competitivo nel Targa. E ovviamente poi non tutto va per il verso giusto, però torno a dire, il mio obiettivo vero era far fare esperienza ai giovani. Va bene, allora grazie e in bocca al lupo Guglielmo, ciao. Ciao, sì, abbiamo qui atleti misti della squadra della regione Calabria. E c'è qualcuno di voi che partecipa alla Coppa delle Regioni per la prima volta? Allora, io sono Sara Santaguida e partecipo per la prima volta e mi piacerebbe partecipare anche le altre volte perché vorrei vincere. Quanti anni hai? Quasi 14. Chi altro? Chi altro partecipa per la prima volta? Faccio Aurora, partecipo per la prima volta, è stata una bella esperienza, mi piacerebbe rifarlo. In bocca al lupo. Qua abbiamo l'atleta più giovane della squadra che si chiama? Orsola Modaffari. Come ti sembra questa esperienza? Una bella esperienza. Siete soddisfatti dei risultati che avete ottenuto finora? Sì. Sì. Abbastanza. Sì. Abbastanza. Diciamo di... No. No. Stiamo crescendo. No, speriamo di fare meglio il prossimo anno. Speriamo di fare meglio il prossimo anno. Speriamo che farete meglio. Senti, qui so che un certo Fabio Montemurro ieri ha avuto uno scontro diretto. Ci vuoi raccontare che cosa è successo? Ho incontrato direttamente il mio pugno in mondovisione. Dopo mezz'ora di coma ho capito che ero di nuovo a Latina e vabbè, basta così. Ok, senti, il nome del vostro tecnico? Roberto Rizzitano. Come, scusa? Roberto Rizzitano. Allora, so che volete fare un brindisi al vostro tecnico, quindi ragazzi alziamo i calici e... Alla squadra! Grazie, in bocca al lupo, ciao! Grazie, ciao! E ciao, abbiamo qui atleti misti della squadra Abruzzo. Allora ragazzi, c'è qualcuno di voi che partecipa per la prima volta alla Coppa delle Regioni? Sì. Tu? Ciao Daniela. Come? È la prima volta. Come ti sembra questa esperienza? Emozionante, bella. C'è qualcun altro che partecipa anche tu? Dimmi, come ti chiami? Manuel Cicoria, è la prima volta che... faccio questo tipo di gare, molto divertente, mi è piaciuta come gara, però è anche parecchio difficile. È parecchio impegnativa direi, vero? Sì. C'è qualcun altro che partecipa, eccolo lì, per la prima volta, come ti chiami? Angelo. In effetti un po' gli somigli. Che somiglia a me? Per la fisionomia, mentre per i punteggi mi sa che... differiscono un po' di qualche punto. Oggi sì. Vabbè, non si è qualificato ma si è divertito. Una bella esperienza da fare. Bella esperienza. E siete soddisfatti dei risultati ottenuti finora qui alla Coppa delle Regioni? Coro sì! Perché? Perché siamo bravi. C'è la muta. No. Parlo io in qualità di rappresentante degli atleti, siamo molto soddisfatti dei punteggi ottenuti in quanto comunque abbiamo portato molte persone sulla linea di tiro per gli scontri di oggi. Abbiamo vinto la medaglia di bronzo con Alberto Simonelli, medaglia di cartone con Alessandra Chiarilli che purtroppo ci ha abbandonati alla freccia di shoot-off per la finale del bronzo, però nulla togliere anche a Tito Paris che non vedo più, non so, eccolo qui. Ciao. Ciao. Alfonso e Patrizia, anche che si sono qualificati e hanno tenuto duro, eccola qui Patrizia, che hanno tenuto duro durante gli scontri per il compound e dai, siamo soddisfatti. Va benissimo, abbiamo qui appunto un campione, Simonelli, nuovo, la new entry nella regione Abruzzo. Come ti trovi con loro? Adesso è presto dirlo perché comunque è il primo anno che sono con loro, avrò modo di conoscerli comunque... Va bene, sono in gamba, quindi sono di compagnia e va bene così intanto. Senti, vuoi parlarci della tua recente esperienza a Capaci, ai campionati italiani para?
E diciamo che non sono andati bene, però va bene comunque così, visto che comunque torno da un anno da un'operazione che ho avuto quando sono caduto a Londra. Sto ancora recuperando, però è andata bene a Capaci, ieri è andata molto meglio addirittura qui nelle qualifiche. È andata un po' maluccio sugli scontri, però un bronzo fa sempre comodo. Assolutamente sì. Allora, dunque quali sono i nomi dei vostri tecnici? Allora, i tecnici accreditati per questa manifestazione sono Favatà Paolo Liberato, ciao. Poi c'è Peppe Orsini, rappresentante Giuseppe. Anche dei tecnici regionale, quindi Peppe Orsini. Giuseppe Orsini, sì. E Claudio Perrotta, che non vedo qui tra i presenti. Volete dare un messaggio a uno dei tecnici presenti? Sì, a uno in particolare che è proprio Paolo, gli consigliamo un po' di Lexotan durante gli scontri degli allievi e in più qualche apparecchietto per l'udito che non è molto ferrato con va l'udito. Bene, ti prego di provvedere. Ciao, grazie, grazie ragazzi e in bocca al lupo a tutti. Ciao. E ciao, abbiamo qui con noi Paolo Poddighe, vicepresidente vicario e presidente del comitato organizzatore Sassari 2013. Si svolgerà infatti il prossimo 8-12 ottobre il campionato mondiale 3D tra Alghero, Lago di Baraz e Sassari. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Diciamo che siamo già in fase avanzata di organizzazione e come al solito tutti gli eventi organizzati dalla società di Sassari e dagli Arcieri Torres riscontrano un grande successo, ma allo stesso tempo anche un successo organizzativo perché abbiamo tanti volontari che sono messi a disposizione e anche tutta la struttura organizzativa oramai è avviata. Come dicevamo, è un campionato del mondo che si svolge su per giù nella stessa cornice dell'Europeo 2013. Abbiamo in più però quest'anno la possibilità di poter fare la cerimonia d'apertura nel comune di Alghero, nella cittadina di Alghero, che è una cittadina catalana bellissima sul mare, dove faremo la cerimonia d'apertura e termineremo nel Porto Vecchio con tutte le rappresentative sfilate. Cornice che poi ci vedrà invece Baraz nelle qualifiche e nelle quarti finali della squadra e poi Sassari, Parco di Badimanna, Parco Cittadino con tutte le semifinali e le finali il giorno 12. Allora, senti, rispetto appunto ai campionati europei 2010 che hai organizzato sempre nella stessa location, come si sta evolvendo l'iscrizione delle squadre rispetto a questo mondiale? Ma benissimo, perché ricordiamo il mondiale del 2010, l'europeo, che fu un grande evento per il 3D, ricordato un po' da tutti anche per la capacità organizzativa e della location dove è stato fatto. Noi avevamo 17 nazioni, 145 arcieri. Per questo mondiale a oggi, e mancano ancora 2 mesi a chiudere le iscrizioni, abbiamo già iscritte 21 nazioni, 198 arcieri e questo credo sia già un grande risultato. Credo che noi chiuderemo questo mondiale con la partecipazione di 27-28 nazioni e un 250 atleti e sarà una grande soddisfazione. Per noi organizzatori, per la Fitarco che ci ha creduto nel portare questo mondiale in Italia dopo averlo fatto a Latina e a Genova, ricordiamo nel 96, e credo che sarà ricordato per un evento organizzato al meglio. Al meglio sicuramente. Senti, ma qual è il segreto dell'escalation del 3D da lontano 2005, dove si è svolto il primo mondiale sperimentale in Francia? Allora, l'escalation, effettivamente come hai ricordato, 2005 sull'Isurlo eravamo in 7 nazioni, era una gara sperimentale, andai io a accompagnare la nazionale mista con quelli della FIARC perché non avevamo l'ombò. Devo dire, come si dice, tanta acqua è passata sotto i ponti con un'escalation, diciamo, enorme, perché nel 2 anni dopo a Genova 11 nazioni, a Latina già 18 nazioni, il mondiale dell'anno di 2 anni fa 23 nazioni e quest'anno arriveremo a 27-28. Il successo è una formula veloce, una gara affascinante e devo dire anche tempi di gara abbastanza contenuti.
Sono convinto, e oltretutto una disciplina affascinante per le location dove si svolge. Credo che sia il segreto che dovremo sfruttare per le altre discipline da rilanciare, nel capire che la gente ha necessità sì di trovare collocazione nel mondo e in Europa con grandi eventi, ma durante tutto il periodo di qualifica e le gare nelle nazioni ha anche necessità di avere gare veloci che le permettano di cimentarsi senza dover stare fuori tutta la giornata, come succedeva nel FITA a suo tempo e anche nel Campania. Anche nel Campania infatti stiamo facendo dei ragionamenti per cercare di rilanciarlo, considerato che non è molto diverso dal 3D. Senti, invece, a proposito di questa manifestazione, come trovi questa undicesima edizione della Coppa delle Regioni? Pensi che la formula sia ancora attuale, considerando anche le difficoltà in cui versa il paese in questo periodo storico? Allora, la dividiamo la domanda in due risposte. Una, la manifestazione è organizzata benissimo. La società di Latina ci ha dato una grossa mano nel organizzare questo evento perché avevamo difficoltà dopo la rinuncia di Chianciano. E dunque un plauso a loro che hanno fatto un grandissimo sforzo, è sempre una grande festa di 23 nazioni. Il rovescio della medaglia è uno. Difficoltà organizzative, e dunque eventi di questo tipo abbiamo difficoltà a darlo alle società, avere società che possano organizzarlo al meglio. E in più faccio un giro di conti. Apparentemente in questo momento noi abbiamo 21 regioni che vengono ognuno per conto suo. La Fitarco spende 20-30 mila euro per organizzare tutta la logistica a supporto, ma questo evento alla fine costa 350 mila euro. Nel senso che lo spostamento di tutte le regioni per venire a questo evento con questi numeri significa impegnare più del 70% del budget dei comitati. E credo che in un momento storico come questo, dove c'è difficoltà di sponsor, difficoltà di prendere, trovare risorse, in un momento di spending review dappertutto, dove anche il CONI ci sta chiedendo degli sforzi al ribasso, è necessario dare l'esempio e riportare un attimo tutto in una situazione un po' più gestibile. È un argomento che affronteremo in Consiglio federale, è un argomento la prossima settimana, è un argomento che stiamo discutendo, per cui non c'è niente di segreto, ma va fatto un ragionamento di che cos'è la Coppa delle Regioni, qual è il fine della Coppa delle Regioni, cosa vogliamo ottenere, che è finalizzato a cosa? A creare atleti e far crescere atleti. E allora dobbiamo veramente sederci a un tavolo e fare un ragionamento comune per riportare tutto in una gestione più appetibile, specie non per grosse regioni che forse hanno le finanze, ma per la maggior parte delle regioni che hanno difficoltà poi a portare avanti un bilancio regionale annuale con le poche risorse che diamo, che apparentemente per loro sono poche, ma alla fine sono tante perché diamo quasi tutto il tesseramento, per cui circa 450 mila euro che vengono restituiti a tutti i comitati. Allora, buon lavoro, complimenti per il lavoro che state facendo e in bocca al lupo per Sassari. Grazie, sicuramente sarete tutti lì, almeno lo staff sia di Ianseo che la parte vostra come redazione, e vedremo di mandare pillole, anche perché la finale il sabato sarà in diretta Rai e dunque sarà visibile su Rai Sport 1. Noi cercheremo durante i giorni di gara di mandare alcuni flash direttamente su il nostro canale di YouTube e tenere informati tutto il mondo arcieristico italiano. Va bene, grazie e ciao. Ciao, ciao. Allora, abbiamo qui il padrone di casa, presidente del Comitato Regionale Lazio, Roberto Toderi. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti, agli atleti, ai dirigenti e a tutto lo staff federale. Allora, ci vuoi parlare di com'è andata l'organizzazione di questa edizione della Coppa delle Regioni? Coppa delle Regioni, impegno totale perché, come tutti sapete, abbiamo due eventi nello stesso, vale a dire la competizione targa e la competizione campagna. Il campagna si farà nella caratteristica norma che è a circa 25 km da Latina, mentre il targa si sta disputando presso lo stadio comunale di Latina.
grande fatica, tanta gente che ha dato una mano, fortunatamente volontari sempre appassionati che ci consentono di poter organizzare al meglio sempre queste belle manifestazioni, e quello che potete vedere tutti quanti, un bello spettacolo. Sei riuscito a portare tutte e due le squadre al completo? Fortunatamente sì, abbiamo fatto un bel lavoro quest'inverno, i tecnici hanno selezionato la squadra che è completa sia nel Targa, sia nel giovanile che nel Campagna. E in questa edizione in quale ti senti più competitivo? Competitivo è una parola grossa, adesso stiamo andando benissimo nel Campagna perché abbiamo 3 atleti nelle finali, però anche nel Targa ci siamo difesi abbastanza bene. Atleti di punta in regione? Abbiamo diversi giovani, tra cui Ali Brandi, Colandrea, Mercuri, qualche grande che sta tirando molto molto bene e qualcuno del Campagna, tipo Pivari e altri, Bassetta e compagni, diciamo tutti bravi per non far torto a nessuno, sennò dopo si offendono. Assolutamente. Senti, progetti e programmi per questo prossimo futuro? Progetti ambiziosi perché vogliamo essere, diciamo, competitivi su tutti i fronti, vogliamo portare più gente possibile al nazionale facendoli vivere le esperienze bellissime di indossare la maglia azzurra, dobbiamo lavorare tanto sui giovani perché le società sono un po' recalcitranti perché i giovani ce l'hanno però non ce li portano, noi dovremmo essere convincenti e accattivanti nel farli appassionare ancora di più. Bravo, così si parla. Grazie, buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie a voi, Lupo Crepi, e arrivederci alla prossima edizione. Ciao, grazie. Ciao, abbiamo qui in diretta per voi alcuni atleti della squadra Liguria. Ciao. 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 C'è qualcuno di voi che sta partecipando per la prima volta alla Coppa delle Regioni? Sì, prepariamo. Allora, chi è? Come ti chiami? Luna. Come? Luna. Come ti sembra questa esperienza? È una bella esperienza, è molto emozionante quando siamo sulla linea di tiro in particolare, e spero di tornarci e fare sempre meglio. Certo, sicuramente. Poi chi altro? Come ti chiami? Roberto Battaglia. Come pensi, come la trovi questa esperienza? È stata bella, divertente anche, soprattutto. Poi chi altro? Tu, come ti chiami? Chiara, è stato molto interessante venire qua e molto bello, vorrei ritornarci per il prossimo anno. Grazie, chi altro? Tu, come ti chiami? Valentina. Come ti è sembrata questa esperienza? Bella, però mette tanta agitazione. E beh, è una competizione impegnativa, eh? Sì, decisamente. Siete soddisfatti dei risultati che avete ottenuto finora? No. No. Perché? Perché quest'anno è andata particolarmente male. Non è, purtroppo, io per me, per quello che riguarda me, è la giornata ventosa. Non sono riuscito a capire assolutamente come poter governare le frecce. Pazienza. Volete dire qualche altra cosa, il motivo per cui non siete soddisfatti? Il nome dei vostri tecnici? I nostri tecnici sono Barbarino Cafagno, Riccardo Cafagno, Riccardo Cafagno, Beppe Barbarino e Andreoli. Andreoni Luigi. Siete soddisfatti dei vostri tecnici? Avete un motto come società? Sì! Ce lo volete far sentire per salutare i nostri ascoltatori a casa? Vai! 3, 2, 1! 1, 2, 3! Liguria, ave! 4, 5, 6! Liguria, ci sei! 10, 100, 1000! Liguria, passicille! Grazie, ciao ragazzi, in bocca al lupo. Ciao.